Simona 40 questa sera alla festa del grano di Olmo, se non sbaglio è la prima volta che vieni qua. Sì, 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 Fulvio, ciao, per me è la prima volta, festa meravigliosa, gente fantastica, un caldo incredibile, ma spero davvero che la musica come sempre ne faccia da padrona in assoluto. Diciamo che essendo la prima volta, orchestre che vengono dall'Umbria con uno stile musicale diciamo non solito da queste parti, però ti hanno scelto proprio perché la tua carica d'energia e le tue canzoni faranno sicuramente divertire. Questo è il tuo stile. Beh, questo hai detto sicuramente una grande verità. In realtà credo che ognuno debba avere il suo stile, nel senso che la musica per me credo sia internazionale. Poi ovviamente varia da regione a regione, da posto a posto il gusto musicale, ma poi in realtà quello che vince sempre è comunque l'aggregazione e la grande carica che è il ballo, quindi lo stare insieme. Poi sai, è vero, sono un'orchestra, sono Umbra e l'orchestra ovviamente è Umbra, ma in realtà noi giriamo tutta Italia, insomma, davvero dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, ed è bello vedere tutte le sere realtà diverse, gente nuova, esigenze, gusti, insomma, questo è il bello proprio di fare questo mestiere. Io vorrei che tu mandassi un saluto al tuo editore, anzi alle tue editrici, che sono Alessandra Galletti e Anna Galletti naturalmente, perché continuano a produrti delle belle canzoni e soprattutto anche dei bei video che noi normalmente mandiamo in televisione. Ce n'è uno in particolare al quale sei legata che ti piacerebbe proporre a chi ci sta ascoltando? Ma guarda Fulvio, in realtà sì, un saluto grande, ovviamente un ringraziamento a Anna e Alessandra della Galletti Boston. Ma forse in assoluto quello che finora mi rappresenta un po' di più è l'Ottava Meraviglia, ma l'ultimo disco è davvero, davvero una carica di energia incredibile proprio per quanto riguarda il ballo e comunque le sonorità. Sempre canzoni dedicate appunto al ballo, agli amici ballerini, ma senza trascurare anche appunto un sapore di musica che può essere anche quella leggera, può essere comunque sempre finalizzata al ballo. Quindi davvero musica sempre per tutti, a 360 gradi. Forse l'Ottava Meraviglia? Dai, secondo me forse è quella. Finirà. Sei l'amore che non c'è, sei solo.
ho sentito veramente parlare bene di te, anche se dalle nostre parti in Emilia Romagna non ci sei spesso, insomma. Cioè, dovremmo magari fare una specie di appello a tutti i gestori che dicano: il tuo spettacolo è sempre molto divertente. Questo sicuramente, io ti ringrazio per quello che mi hai detto. Dai, vorrà dire che bisognerà sopperire a questa cosa. In realtà vengo più spesso in Emilia, un po' meno in Romagna, però non quanto vorrei, quindi perché no? Potrebbe essere un incentivo ad incrementare ancora, ma ci sarò. Seguitemi sempre sul mio sito internet, nelle mie pagine Facebook, insomma, vi aspetto sempre. Allora, un'ultima cosa, perché devi andare a cominciare. Come ti troverai sul palco? No, adesso questa è una con un animale da palcoscenico come Roberto Polisano. Come vi siete messi d'accordo? Cosa avete deciso? Ma guarda, per me è stata un'esperienza, posso dirti, per quello che ho visto finora, bellissima. Quando ho saputo che avremmo lavorato insieme sono stata entusiasta, perché io sono un'ammiratrice davvero di Roberto, e non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché lo penso. Per me è una grandissima voce e un grande personaggio, col quale stasera ho il piacere e l'onore di condividere lo stesso palco. Speriamo che entrambi riusciamo ad esprimere tutta la nostra carica, perché sai, poi gestire una situazione alla quale non siamo abituati, sicuramente rimarrà più difficile, ma io sono convinta che lo spettacolo stasera sarà davvero davvero coinvolgente e travolgente. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò. Ultima cosa, dedica un brano, un video del tuo ultimo lavoro discografico che ci sta ascoltando. Allora, ovviamente Silenzio e Bugie, che è anche il titolo dell'ultimo album, che vado a dedicare a tutti coloro che hanno il piacere di ascoltare qualcosa di bello. Quindi Silenzio e Bugie dal nuovo disco, appunto, Silenzi e Bugie. Un tempo il nostro è stato un imperfetto.
che ha avuto